Asei. Ciao. Ciao, papà. Augusto? Esce. C'è Sergio. Ah, vattene un po' a casa, devi fare un discorso con qui. E tanto avevo finito. Ti sei degnato finalmente da venire qui. Guarda che t'ho fatto a sto negozio. Bello, se andiamo da così è così. Te l'ho rifornito di tutta la roba. Ci ho speso le milioni, ma tutta roba di prima qualità. Che senti sto prosciutto che te, senti come tu. Ho mangiato. Senti che sto prosciutto, l'ho detto, è dolce. È un zucchero, Sergio, lo senti? E sto olive, senti sto olive, queste sono greche, sai? Grechi. E no, ma dai, sono grechi. Sono buoni. Come sono, di la verità. Sono greche. Senti, Sergio, io te devo fare un bel discorso. Come devi dire? Se non sono troppo indiscreto, ma di che cazzo vuoi da mia figlia? In che senso? In che senso? Io ho una figlia sola. E non mi va che va presa in giro. Ma io mica la prendo in giro, anzi. Mi è molto io riconto al fatto che mi è successo ieri. Mi ha detto, papà, mi porti a comprare un par di scarpe a Via Veneto. Capirà, a me mi si è allargato il cuore, io e mia figlia a Via Veneto, poi chi mi ha guardato. Mentre si stava a guardare la vetrina delle scarpe, passano due giovanotti e dicono una frase che a me non mi è piaciuta. Io mi giro e dico, cornuto! Via qua, cornuto! È venuto tutto spavardo, il più grosso, mi ha dato un cassotto in bocca, me lo so guardato. Ho sputato e ho detto, manca il sangue, mi fa uscire, cornuto, in guardia. Gli ho dato un destro in bocca, mi è cascato per terra come Gesù Cristo, gli ho rotto il setto nasale, gli ho frantumato le mucose e gli dicevo, alzati, alzati, cornuto, alzati, gli ho detto. Pieno di sangue per terra, il tolitri, non si è alzato. Me lo so guardato, mi sono girato, mi sono risistemato la giacca, mi ho detto, papà, che è successo, mia figlia? Niente, due di passaggio. No, ma comprai scarpe, gli ho detto. Senti, te la sposi o non te la sposi, mia figlia? No, ma io me la sposo. Adesso è giusto il tempo un po' di... così un po' paura di... che vuoi avere un'iniezione, non devi avere paura. E allora che dovrei dire io con i bombardamenti che ho avuto sul cazzo? Sì, vabbè, ma il cazzo era tuo, ma qui il culo è mio. Le riconosci chi sono queste due? Guarda! Le riconosci? Chi è? Sì, queste sono Nevette e Babette Brown, le famose due gemelle che facevano lo spogliarello e la danza del ventre, che io ho tagliato a pezzi e acconciamente ho messo in due valigie e ho messo i pezzi separandoli per suonare le indagini. Queste invece sono io, alla rapina di Düsseldorf, 16 morti ho fatto. Dicendo, sta vuotando il sacco. Ho ammazzato due vecchi e un bambino di 4 anni, l'ho strozzato con le mie mani. Queste invece Empoli, una rapina ad una banca molto agghiacciante. Ho questa... questa è una faccia molto conosciuta, è una famosa trovia maltese di origine napoletana che io... Ma questa è mia moglie. Come? La moglie? Sua moglie? Oh, una santa donna, sa? Io sono sicuro che è una buona moglie, non è quella, sa? Mai, mai! E poi si vede subito dalle gote... E tu che cazzo vuoi, mo? Che se mangia del volo stasera, che se mangia? Guarda, per primo, c'emo fettuccino al sugo. Vuoi dare un'occhiata al menù? E per secondo, se continua a romper cazzo, c'è un'uccelletta allo spiedo, intesi? Guarda questo, li mortacci sua, se devi venire a mangiare i spaghetti mia, porcaccia miseria. Tu che arrivi, apru. Oggi questa è la camera da letto. Quella è mia moglie. Quell'altro dovresti essere tu. Sì, è vero, ma non sono io. Ah. Andiamo, no, par brutto. Ecco qua, corridoio. Disimpegno, tutti si disimpegni fatto con i risparmi di mia moglie. Mia moglie è una grande risparmiatrice. Salvatore, secondo me tua moglie è una gran mignotta. No, quella è apparenza, non è così. Vieni, ti faccio visitare l'altra ala del fabbricato. Ma più che bella, la mia vita è stata un'odissea. Di qua, di là, in giro per il mondo. Un bel giorno me ne andai a Genova, perché avevo optato per il mare. E là mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana. Burt Lancaster? No! Ah sì, Burt! Non è possibile! Ma com'è? Che tipo è? Alcolizzata totale, poveraccio. No. L'altra sera mi ha combinato un macello sulla moquette, mi ha vomitato, l'ho dovuto prendere e cacciare via. Purtroppo non c'è niente da fare, certa gente non si deve più invitare a casa. Ma io devo andare in Venezuela per svolgere una missione. Anche lì abbiamo dei pozzi di petrolio. Tu forse non lo sai, ma io sono una specie di 007. Con licenza di scopà. Nel giorno lieto del mio compleanno,
voglio farvi una promessa solenne. Gian Burrasca, come tutti sanno, solo guai ha fatto da che al mondo venne. Ma da oggi di star buono vi prometto, come più di un ottimo cadetto. Così risplenderanno come stelle per la gran gioia le mie tre sorelle. E come disse Cesare, dall'alto di un palazzo, tante grazie dei doni, tante grazie a... di cuore. Ma non fa rima. Meglio così. Bravo! Che vi state a guardare? Eh? Sapete che dovete fare? Fatemi una bella padellata dei cazzi vostri. Ah, che ha fatto sto belli capelli qua? Eh? Strippare i lavoratori. Allora. Lei, prego, s'accomodi. Grazie. Hey! Ecco, questo è il suo posto di lavoro. Grazie. Prego, s'accomodi. Adesso attiviamo. Che colore è questo? Rosso. Bravo. E questo? Verde. Bravo, molto bravo. Allora adesso sentirà un cicalino. Sì. Al primo suono di cicalino accende queste luci rosse. Al secondo suono di cicalino accende questa verde. Al terzo suono spegne tutto. Questo è il suo lavoro. Tutto qui? Tutto qui. Semplice? Semplicissimo. Grazie. La sua soddisfazione è il nostro miglior premio. Sale, notte di luna calante e sono comprese le candele, i fiori, lo champagne e la mia musica preferita. Tutto per $250. $250? Sì. Tutte sul conto mio? Sì, Rico. Ma vedi quanto sei stronza. Cosa hai detto? Che sei stronza. Oh, Nico, sei così romantico. Nico, tu brindiamo, Nico, alla nostra notte di luna calante. Vieni. Ah, ma io sono a me qui, magari i coglioni, eh. Come la oh, andrà? Nico, noi siamo fatti l'uno per l'altro. Ma chi t'ha detto? L'oroscopo! Io sono della bilancia, tu di che segno sei? Io sono del segno del Zorro, Maria Su. Nico, guardami negli occhi, guardami. È meglio di no, Maria Su, meglio di no, eh. È meglio che te guardo, dammi retta. Hai sentito, Nico? Ma tu non dici niente. Che cazzo devo dire? Dice tutto lui. Come? Scusi per il cazzo. Ho detto cammina! Potrebbe essere... Cammina! Cassate qua e cassate qua! Mo' fammi con dietista. A noi due, a balordo. Guarda che bella casa che si è fatto questo. Ma vedi la gente che conosce. Bravo. Imbecille, la fregna, Sciaro, vieni qua. Ma chi è Manuel? Chi sono? Manuel? E che te sei cambiato pronome? Farso. A te si te sta zitta, te gonfia tutta. Ha capito? Sergio, io l'ho dovuto dire. Ma ci sei mazzato. Sono tutto chieno e lividi. Avevo fatto pure le partecipazioni. Se no voi è qua, anfamone. Te dritto tutto, anfame. Anfamerato. Are you crazy? You fucking son of a guarda chi bitch. Tommi figlia. Guardala chi la do, guarda. Ma vedi questo, sta bella sta zoccoli. Pure l'orge fa sto cornuto. Sei l'infame, sei un uomo che vale niente. A cornuto a chi la do, la mia figlia. Stai sempre in mezzo alle zoccole. Finta no, eh. La città no! La città, eh! Chi è? Chi è? Pure con la negra, vai! Pure con la negra!